Oggi ti racconto come creare la colonna sonora adatta ai tuoi contenuti. Se hai un canale YouTube o un vlog personale o un account social dove mostri il tuo talento, allora sei nel posto giusto. È risaputo che un video con un'ottima qualità ma con un audio pessimo pregiudica la visione del video stesso. Ogni suono che noi ascoltiamo ci racconta qualcosa di importante su noi stessi, quello che ci attira al primo ascolto da quello che ci respinge, ciò che ci incuriosisce e ciò che invece ci annoia. Hai presente quando in macchina cambiamo stazione radio senza che l'orecchio abbia avuto il tempo necessario di percepire tutti i parametri sonori? È in quel momento che la nostra sensibilità ci sta dicendo qualcosa. Ti chiederai a questo punto perché ti sto raccontando tutto questo. Beh, il motivo è semplice. Il suono è un processo fondamentale nella percezione e anche nella comunicazione. Pixar, Apple, Ferrari e molti altri hanno fatto della loro firma sonora un marchio assolutamente riconoscibile e personale. Ecco allora alcuni suggerimenti per te. Costruisci il tuo jingle e usalo in intro ai tuoi contenuti, magari anche con una breve grafica animata. Punta sulla brevità. Usa effetti sonori come punteggiatura o volta pagina. E ricorda, less is more. Crea l'ambientazione sonora adatta ai tuoi contenuti. Utilizza library gratuite per muoverti in sicurezza sul web. Ecco, adesso sei quasi pronto. Ti lascio qua sotto nei consigli alcune reference di library e programmi gratuiti che potrai utilizzare. E mi raccomando, ricordati di taggarci nel tuo prossimo esperimento di sound design.